Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Happy Hours. Io sono Davis e lei è mia mamma. Ciao a tutti! Oggi faremo la nostra prima cena insieme. Bene ragazzi, oggi mangerò le lasagne. Chi le ha preparate le lasagne, Davis? Mia nonna. Come si chiama la nonna? Angelica. No. Scherzo. Angela. Angela si fa chiamare anche Lina. Infatti queste sono le lasagne di nonna Lina. La 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 la. Vabbè, lasciate perdere, tanto non sono intonata. Ma torniamo alla cena di Davis. Allora. Davis, ma non si mangia così, ma il galateo! Ma insomma, vediamo se Davis è capace di rispettare il galateo. Già il tovagliolo messo in queste condizioni. Allora, diciamo che non è una tavola proprio apparecchiata da galateo, perché abbiamo il tovagliolo in carta e il bicchiere in plastica, ma perché riciclabile, ovviamente. Ma perché di sera ovviamente la mamma è stanca e quindi non vuole lavare troppe cose e quindi utilizza il tovagliolo in carta e il bicchiere in plastica. Tutto però biodegradabile perché l'ambiente va rispettato. E intanto Davis mangia. Come sono queste lasagne? Buone. Buone. Ovviamente quando si mangia. E dillo. Non si parla, l'ho messo alla prova, però è stato bravo. Miam, miam. Buone. Davis, quanto fa 2 più 2? Ah, come sei fortunato, non puoi parlare. Ah, però, no. E quanto fa 3 per 8? Tin, 24. tin. Ok, c'era la scadenza. E quanto fa 8 per 3? 24. Esatto! E perché? Cosa abbiamo applicato? La proprietà commutativa. Mamma mia! Ma è bravissimo! Però vediamo un pochettino questa challenge delle tabelline. 5 per 9. Bravissimo, fa 45. Cerchiamo di colpire il suo punto debole. 7 per 9. Ah, sto perdendo sempre. Bravo, Davis, bravo. Mi è venuto in mente qualcos'altro. 3 per 9. 27. Ma questo bambino ha proprio studiato. 8 per 6. Che eleganza. Bravissimo. 48. E 6 per 8? 40. 48. Proprietà commutativa. Esatto. 4 per 9. Vuole rispondere Ariel? Allora, 4 per Ariel, non 9. suggerire. In 36. difficoltà. Ce l'ha fatta. Bravo, Davy, stai per vincere la medaglia in miglior giocatore in tabelline. Facciamo entrare Ariel. Sta per nevicare, ragazzi. C'è la pioggia di neve. E forse domani, ragazzi, nevicherà da noi. Ma proprio nel giorno dove devo andare a scuola. Quindi, perfetto. Allora, vai Davis, ora ci concentriamo su di te. Dai, le tabelline. No, 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 dai, vabbè, ultime due e poi puoi vincere la medaglia. 3 per 7. Che domande, 21.
ultima. 9 per 9. 40. Non mi cascare proprio sul 9 per 9. Secondo l'extraterrestre, allora, se 9 per 7, se 9 per 7 fa 63, 9 per 8 72, 81! Ma bravissimo! Hai vinto la medaglia del miglior campione in tabelline! Bravo Davis! Bravo! Bravo! Allora, oggi Davis sta mangiando una cosa buona, le lasagne, che è il piatto preferito di tantissimi Che ho bambini. Ha finito. lasciato la parte migliore che adesso mangerò io. E vediamo, io sto cucinando le lenticchie, vediamo se domani Davis riuscirà a Lenticchie, mangiare anche le lenticchie. 8 lenticchie. euro lenticchie. Perché 8 euro? Vabbè, ti darò anche un premio, dai, facciamo così se ti mangi il piattone di lenticchie. Anch'io. Bevi tanta acqua, Davis, perché fa bene bere Ho l'acqua. fatto cadere l'acqua, però vabbè. Ecco, queste sono le cose che fanno arrabbiare La mamma. la mamma. I pasticci. La pappa. Quando la mamma Quando la è pappa obbligata a è pulire obbligata a sempre. pulire Ma io sento sempre. Ma io un sento un eco. eco. Ma Ma voi lo voi sentite lo l'eco? sentite Io lo l'eco? Io lo sento. sento. È disturbata la È linea. disturbata la linea. Secondo me mi sta facendo uno Secondo me mi sta scherzo. facendo uno scherzo. Adesso glielo faccio Adesso io. glielo faccio io. Ok, repeat what I say in Repeat English, what please. I No, it doesn't work. It said. It doesn't work. doesn't work. So, Davis, how are you today? Repeat, Davis, how are you today? Vedete, non sta più ripetendo quello che dico. Sta ripetendo quello che dico. How are you today? How are you today? Count from 1 to 10. From me to 10. No, count from 1 to 10. Cazzo. So, tell me. So, tell me. No. No. Repeat better, please. Repeat, Tell me the please. names of the four seasons. So, So, tell me the names of the that days is of the blah, blah, week. blah, blah, No, blah, blah, blah. no, it doesn't No, no, matter. it No, no, does. no, 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 no. no, no, no. Lui ripete Lui soltanto ripete no. solo le cose no. Allora ho sentito. Allora sorgiamo. Aspetta. Non Non sente. senti. Non Non senti. sente. Ragazzi, sto Ragazzi, zitto. zitto. Sto Sto zitto ora, zitto. così non mi Sto zitto così sente. non mi vede. Idea. Vedete, adesso ho invertito i giochi. Lui prima imitava me, Vedete, adesso adesso ho io invertito i imito lui. giochi. Ho preso lo scotch. Ho Riprendimi. preso lo scotch, riprendimi. Quanto nostro adesivo stai consumando? No, Così no, no, non no, questa parlo, cosa. così non parlo Ma e non quanto ne stai mi riprendi. sprecando? Io una bocca piccola e una bocca grande. Ma Davis, queste cose non si fanno alla mamma, quindi non ti autorizzerò a farlo. Ah, lo fai a te stesso? Bene. Così finalmente mi rilasso. Almeno tu non mi ripeti. Almeno tu non mi ripeti. E mi rilasso E mi anch'io. rilasso anch'io.
Non fatelo voi a casa perché potrebbe essere pericoloso. Ma che è una scimmia? C'è una scimmia in casa. La pentola, vedete le lenticchie per domani? Ecco qua. Ah, che bello, così Davis non ripete più. La 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 la. Facciamo la ceretta. Ma Davis, ma cosa hai combinato? Allora, aspetta. No, no. Ah, ok. Bravissimo. Certo, questo gioco non era proprio il massimo. Davis, vuoi dire qualcosa? Niente. Vuoi esprimere un tuo concetto, un tuo pensiero? Ragazzi, sulla società post-moderna. Ora sarò un pagliaccio. Così di vetro gritto! La più peggiore. Davis, adesso devo farti mangiare il kiwi, dobbiamo far vedere ai tuoi amici come sei brava a mangiare. Prima faccio il pagliaccio. Io intanto ti preparo il kiwi. Prima faccio il pagliaccio. No, prima ti metti questo a posto, vero? Ecco qua, ragazzi. Ora farò il pagliaccio. E piccio, piccio. Ma che gioco è questo? Forse sta girando. Vabbè, piccolo piccolo, allora volevo lì questo che non si vede più. E non l'ho detto, allora bevi le birre raffo, niente più. E non lo mette a ninno. E ne esce pitta pitto. E nene a ninno. E sì 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 a nessu. E pittro pittò a non la vuoi ciccio ciccio. Beh, Davis, il kiwi è pronto. È pronto il kiwi! Io direi di mangiarlo, sì, con un cucchiaino. Andiamo a mangiarlo! Ecco qui. Pronti, bella. Operazione kiwi. Perfetto, ricominciamo bene. Prendi la forchetta allora. Guarda come sono veloce, mamma. Forse ho fatto cadere l'acqua. Vabbè. Andiamo a prendere la forchetta. Andiamo a prendere la forchetta. Andiamo a prendere la forchetta. Non vi ho fatto vedere come sono veloce, vabbè. Ora ve lo faccio vedere, ragazzi. Guardate quanto sono veloce. Non mi batterete mai. Solo se vi iscrivete al canale e lasciate un like e attivate tutte le campanelline. Aria, togliti perché disturbi il video. Cosa ti ho detto? Ah, sì, non ve l'ho detto, ma lui si mette qui. E magari... Aria, ma sei una volpe, è la coda grossa. E vabbè. Ebbene, ragazzi, solo se mettete, solo se vi iscrivete al canale Piaz e mettete un like, sarete veloci come me. Guardate. Forse non così. Che ragazzi, vado. Ciao Lillito. Bene. Mantieni mamma. Biscia la biscia anonobo. Pitto pitto anonobo. Il telecomando e il chupa chup. Il chupa chup. E lo mangio. E boh. Bene. Bene.
Non funziona. Avanti, come se fosse un gelato. Un gelato? Dai, ti aiuto io. Da. Com'è? Buono. Buono, fa tanto bene il kiwi. Non ho capito. Aspetta, perché quello della io? Nonna è più maturo. Non è perché della nonna, più tempo stanno fuori e più maturano, nel senso che bisogna aspettare, perché purtroppo la frutta devono metterla nei supermercati un po' acerba, altrimenti se fosse già matura e nessuno la comprasse il giorno dopo sarebbe da buttare. Purtroppo ormai è così. Ecco qui. Dimmi i tabellini. Ancora? Sì, mi piace. 8x7. Allora, aspetta. Aspetta. 7x7 è 49, 7x8 è 56. Ok, hai applicato la proprietà commutativa. Ma che bravo, vai, potere del kiwi. Allora, facciamo 7x4. 7x4. Che domande. 28. Bravissimo. 8x8. 56. In fondo l'ex extraterrestre è impulata. Dovrebbe fare, secondo i calcoli. Ti stai sforzando. Proprietà associativa, distributiva, dissociativa e televisione. Aspetta, è così. Allora. Aspetta, 7 per 8 56. 7x8 56. Quindi 64 65. Dai, 64, ma il tempo era ultra scaduto. E allora ho detto più. Ricordatelo, 8x8 64. Ripetilo. Toc toc. Ripeti. 8x8, 1000. 64. Allora, vediamo. Vabbè, questa dovrebbe essere facile. 8x5. 40. Ok. Andiamo al 9. 9x6. Aspetta, proprietà commutativa. 9x6. 54. Ma bravissimo. 9x7. 7x8. 63. E poi 9x2. Vabbè. 18. Nove per otto. Allora, in fondo l'extraterrestre è proprietà dissociativa, associativa e distributiva. Dissociativa, l'ho già detto. Aspetta. Aspetta. In caso agli alieni. In caso agli alieni. E Gesù?
la matematica aliena? Ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Sono così. Ting. L'ho trovato in una foresta questo diario segreto. Non è vero, ragazzi, sto scherzando. Ecco, le tabelline hanno fatto effetto. Ecco qua. Era 72. 9 per 8, 72. Sì. Però intanto tra una tabellina e l'altra, Dennis ha mangiato il kiwi. Aspettate, ragazzi, non è finito qui. Cosa devi fare? Girati! Girati, lo devi vedere! Ragazzi, qua abbiamo la cassaforte di fichezze! Davis, lo sai che non devi mangiare cose dolci? Perché, scusami? Perché hai già mangiato dalla nonna... Biscotti e la pasta frolla, venite qui! Ah, ma io avevo detto che non potevi mangiare cose dolci. Ma chi l'ha detto? Io. Io non ho sentito parlare di... Guarda, solo questa volta te lo consento perché hai sbagliato soltanto due volte le tabelline e hai mangiato il kiwi. Quindi come premio, non mi sporcare, per favore, vieni qui e mangia più bene, educatamente e in maniera composta. Come no? Che si mangia sempre in maniera composta. Va bene, te lo consento. In effetti anche a me questi biscotti fanno impazzire perché sono la pasta frolla, morbidi, friabili, buonissimi. Davis, in questo momento vorrei essere al tuo posto. Sì? No, no, grazie. Lampadina. Ragazzi, dalla videocamera forse... non si vede, un pochino sì, si vede, se faccio l'ombra sì, c'è il liquido di kiwi, che succede, che non so parlare, che succede se metto il biscotto, la pasta frolla con farina bianca nel succo di kiwi. Oh mamma mia, l'intrulli di Davis. Non è che sarà molto buono. Buono. Che bontà. Com'era questo esperimento? Buono? Nutella. No, te la puoi dimenticare. L'ho già mangiata a pranzo. Troppe cose dolci. So che sono buone, ma non è che facciano tanto bene. Ragazzi, beh, ora allora sparirò. Biscia la salutiamo biscia. Salutiamo i nostri compagni. Aspetta, prima un trucco di me. Prima devo fare di nuovo il pagliaccio. Pi. Tavola vivo di Namote! I do. Il coccodrillo. Che nuota. Il coccodrillo e gli occhialozzie. Il coccodrillo. Watch you later. Il coccodrillo. Questo è l'effetto della pasta frolla, vedete? Davis, ritorna a noi. Riprenditi. Ecco, cade sempre a terra. Alzati. Allora, salutiamo i nostri amici. Ricordiamoci che domani
ci sono le lenticchie, eh? Così facciamo vedere quanto è buono mangiare sano, ok? Ciao amici, a domani, ciao!